Signori miei carissimi, ben ritrovati col nostro Resident Evil 2 Remake. Riprendiamo direttamente da qui. Sono solo al momento, è passato un po', avrei voluto pubblicare tutti i video che avevo registrato in precedenza, però devo mettermi un po' avanti. Oggi è il 21, in teoria domani esce Anthem, però forse riesco ad averlo stasera. Quindi un altro gioco in più. E tra l'altro ho avuto anche la brillantissima idea di provarmi la demo di Devil May Cry 5. Capcom, ci stai facendo godere come una pazza, sei tornata quella di un tempo. Brava! Ma brava Capcom! Complimenti! L'ho provato, mi sono innamorato. Un altro gioco da comprare, molto bene. Ok, signori, riprendiamo da qua. C'è una sorpresina. C'è una sorpresina. C'è una sorpresina. Non guardate, non guardate, vi prego, chiudete gli occhi un attimo, chiudete gli occhi. Madonna, Madonna, non avete chiuso gli occhi, lo so. Fammelo provare. Fammelo provare. Sta caricando, signori. No, beh, io non ci credo. No, ragazzi, ma cosa hanno fatto? Ragazzi, Claire classica. A parte il fatto che fare una mod. Pensate all'epoca. Avere. Guarda, la spalla si sta. Oddio, esce dalla sede, aiuto. Aver la possibilità di usare una visuale del genere con dei personaggi del genere per il classico sarebbe una roba. Cioè, all'epoca sarebbe stato un qualcosa di. Cioè, già era avanti 100 anni quel gioco lì, ma pensa una roba del genere. Fantastico, abbiamo i costumi classici. Questa è la Claire del 98. No, è spaziale, ragazzi, è spaziale. Spaziale. Queste sono cazzatine veramente che mi fanno impazzire. Costumi standard, vai. Dio santo, che bello, che bello. È tutto gratis, eh. Questo l'hanno rilasciato, quindi potete scaricarli tranquillamente. Fatelo, perché c'è anche Leon, lo vedremo, Madonna. Però la nostra Clarina, che tra l'altro ho dato un occhio alla modella che le ha dato il volto. Da buttare via direi proprio di no. Bel figotto baciarotto. La signora Jordan Mechewen, una roba del genere. Mamma mia. Allora, qua come eravamo messi, stiamo trovando pistole su pistole, ragazzi. Io non posso fare un gameplay con un tipo che gira con quattro armi e tre colpi. E questa qui, guardala. Rambo, cosa ci faccio con sto mitra? Che non si capisce cosa faccia. Non fa rumore, va bene, quindi questa non posso usarla. Ci ho trovato anche il perk per farla andare più forte. Adesso abbiamo questa GMP, che tra l'altro è la pistola simbolo di Claire nel classico. Però ragazzi, non... no, non posso? Troppe armi? Non so cosa usare. Poi devo farmi la polvere da sparo. Le due bianche mag ti fanno i colpi per la Magnum. Cosa che io nella run con Leon non avevo intuito, pensavo mi facesse sti schifi e aiuto. Vabbè, detto questo, proviamo andare ad utilizzare le chiavi per liberarci dai posti. Noi adesso siamo qui, dobbiamo andare al piano di sotto. Aspetta, B1. Stanza del generatore, obitorio, no. Scusami, stanza del generatore? Ok, ci dobbiamo andare a riaprire lì, vabbè, non ci interessa. Ricapitoliamo un attimo perché è passato qualche giorno dall'ultima registrazione, non sono mica nella mia. Allora. Vieni qua. Poi sta cazzo di pistola da cowboy che nel classico c'era, ragazzi, ma era una roba che sbloccavi. Con i costumi appunto speciali. Ma noi che siamo tornati qui adesso, tornerà anche Mr. X. Ok, tu non hai perso l'abitudine. Non c'è un oggetto. No! No, 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 no! No, 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 aspetta, non entrare. Non rompere, ti prego. Ti prego non rompere. Ce l'ho una barricata? Dovrei averla. Ma mi chiedevo se.
Farnasse Mister X, dato che c'ho ancora i rullini da sviluppare. Non c'ho le barricate. Cristo. E non ho neanche un coltello. Cazzo, quello là entra adesso. Non c'è una barrica, proviamo ad andare a vedere qua sopra. Qua è tutto rosso, però. Oh mio Dio, che culo. Ok, dammela subito. Se lui entra, ricarichiamo la partita, barricata e andiamo giù. Non sono mica neanche il più coglione del paese, eh. Stai lì, non rompere le palle. Boh, oh sì, ma mica la serie di Orange County, eh. Proprio oh sì, godo. Adesso, chiave cuori. Vai. Bene, la felicità. Ah, questa non ce l'abbiamo però. Eh no, questa è di Leon. Avevamo la possibilità di saltare da una parte all'altra. Allora, raccogliamo tutto. Intanto facciamo le cose con ordine. Qua com'è? In teoria era sicura con Leon. Ok, in questo caso no. Con Leon ci siamo arrivati. Che brutta scalettatura qui. Con Leon ci arrivi che questo vetro è rotto. Eh sì, vi ricordate, io vi dissi che ah, ma qui non succedeva questo e quest'altro, bla bla bla. Ok, succederà ora. Quindi perché tirare la corda? Qua in poche parole qualcosa sfonderà il vetro, ve lo dico già, let me out. Oh, ma per me puoi star lì, eh? Oh, guarda cosa c'è! Il tastierino. Non l'ho raccolto perché ho paura che sia il trigger. Se io prendo il tastierino, poi devo lasciare dentro massima di save. Ce n'abbiamo, dai, ma vaffanculo. Ok. Ma la puttana, lo sapevo che sei una merda. Chiudi. Yes. Oh, che bastardo. Il trigger, un cazzo. Vabbè, facciamoci il tastierino. Sbaglio i tasti adesso, ragazzi, perché sto giocando a mille altri giochi. Mi viene da fare le scivolate come in Apex, che mi sta facendo esaurire, grazie alla gente che incontro. Dio santo. Papi pa, pi, papi pa, pa. Papi papi, pa, papi pa, pa, pa. Pa. Toh! Square, se fai un remake di merda di Final Fantasy VII, io giuro che vengo in Giappone solo per pisciarti davanti alla sede. Dopo un lavoro del genere tu ti devi sentire veramente in dovere di fare qualcosa di spettacolare. Abbiamo un tastierino. Spacca la finestra, stronzo. Però siamo anche pieni, quindi torniamo su. Secondo me Mister X al momento non dovrebbe esserci. Con quei trigger lì, ragazzi, veramente ti frega. Vai alla Star, t'arriva. O guardi il computer, t'arriva subito. Se vai giù nella stanza segreta lo fai sparire. Cioè, veramente è bastardissimo. Questa pistola. Cioè, perché io dovrei usare la SLS? 6 colpi quando posso usare questa. Se devo fare le 9 mm perché mi avete detto che nel gioco appunto non ci sono, te le devi craftare, ma mica la uso io. Quella là. Mi uso questa qui, la JMB. A parte che magari quella là fa un danno assurdo, ma non credo. Anche quella di Albert doveva fare chissà cosa. Vabbè. Detto questo, io vorrei provare a prendervi l'Icribbon. Perché voglio far diventare la stanza azzurra. Permesso. Dov'è, signorino? Guardi, io non la disturbo. Io farei così. Ci
ce ne sono addirittura due. Poi proverei ad andare di là. Dio quanto godo, però lui secondo me può venire di qua. Qua c'è il nostro amico che si è cagato in mano. Altra polvere da sparo. E questa era... Ok, non ci interessa, le abbiamo già aperte. 6, 2, 11. Bene. Posso aprirla da qua? No, però. Tentare non nuoce. Tutto azzurro? Ma che bello. Non sto facendo rumore, tu sei bravo, siamo amici. Siete diventati i miei nuovi amici. Sì, fai casino, arrabbiati. Cazzati pure. Qua sotto siamo a posto. Adesso ragazzi lo sapete, che è partito l'hashtag. Ecco le telecamere che rompe, Mister X. Arrabbiato. Sapete che è partito l'hashtag a morte Irons. Dobbiamo veramente segarlo. Cioè, nel classico era un bastardo, quello che vuoi, ma qui è... Che proprio è un odio... Un odio assurdo. Guarda quante polveri da sparo. Un giorno ci metteremo lì e tenteremo... Le acide me le devo fare, assolutamente, perché contro le bow sono perfette. Ricordavo di aver impiegato meno risorse per Birkin, però confronto a Leon l'abbiamo fatto molto più easy. Intanto che siamo qua, che dite? Trovassi un coltello. Vorrei utilizzare prima... Oh, grazie. Una del cielo proprio. Vabbè, questi continuano a darmeli, fanno cacare. Prossimo esperimento che voglio fare, prossimo salvataggio, è vedere con esattezza quanti colpi di pistola ci vogliono per uccidere uno zombie. Oh my god. Quindi mi stai dicendo che ci sarà il ritorno? Allora, intanto faccio così. La vedi? Sì. Ci sarà il ritorno? No, io lì non mi butto giù perché si spacca la scaletta. E adesso mi sembra l'ennesimo trigger da cercare di evitare il più possibile. Cazzo! Sei una merda! C'è un'altra pianta là. Senza un coltello, eh no. No, no. Però io vorrei andare qui. Ma qua c'è pieno, ragazzi, qua c'è pieno di roba, lo sappiamo. No, 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 no. Lasciamo perdere. Lasciamo che lo zombie vaghi. Però... No. Siamo obbligati. Perché qua sotto non mi ha sfondato la parete. Quindi non posso andare da nessuna parte. Niente, organizziamoci per far del male. Non avere il coltello è veramente esagerato in questo caso. Che peccato. Lo dobbiamo ripulire, però non avere il coltello è un problema, perché è la nostra, è il nostro lascia passare, diciamo così. Usare delle granate incendiarie mi tira anche un po' lo sbarasgnau, perché mi avete anche detto, Leo mi ha detto che non le trovi. Cioè, no, non le trovi, non le puoi fare, le trovi e basta. Vabbè, dai, proviamo così adesso, non esageriamo, perché comunque la nostra via è per forza il magazzino, basta. Dobbiamo andare di lì, poi farò avanti e indietro, vi taglio e amo, intanto... Ogni tanto devo comunque tenere d'occhio sempre le clip. Il discorso audio che si è ripresentato, secondo me è davvero un'interferenza a questo punto. Perché, no, la piantina la prendo dopo. Perché è ricapitato un secondino. E poi è risparita. Dove cazzo sei? Ok,
Qua c'è l'ingranaggio. L'ingranaggio teneva due posti, secondo me. Fammi vedere. Vaffanculo. Sapevo. Allora, intanto che siamo qui, tu non mi stai vedendo. Ok, cuori. Dai. Posso buttarla? No, perché ce n'è un'altra. Allora niente. Dove cazzo è andato l'altro? Oddio. Godo due. Però te le mette qua per fartelo usare, ragazzi, dai. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh my God! Oh my God! Grazie gioco, stai funzionando? Stai funzionando? Mister Racconti, ho visto. Se faccio così fa rumore? No. Chissà quanti me ne mancano. Questi qua direttamente da Resident Evil 7, lo stesso modello, ma non è riutilizzato! Bravi, va bene. Avete fatto comunque bene. No, le voglio qua, guarda. No. Ah, non ho i posti, che scemo. Vabbè, mettile giù. Così. Ok, Mister Raccoon preso. A sto punto, io direi non utilizziamolo per questo. Andiamo a ripulire. Sto sbagliando. Ah, è là. Cazzo. Ah, mi dica. Se sentite anche dei rumori molesti, stanno facendo dei lavori qua fuori casa. Quindi perdonatemi, ma sono troppo infoiato, cioè io. No. No, ti prego. E mo? Oh no, trigger tutta la vita, quindi. No! Ma se io prendo questa e questa, diventi azzurra? Ma vaffanculo te, l'inventario pieno della nonna. Ma siamo già al massimo, scusa, 2, 4, 6, 8, 10, no, possiamo arrivare a 14. Ok, no, siamo ancora ben lontani dal massimo. Però mi sento così stretto. Questo inventario. Il giorno che dovrò fare le run su normale per platinarlo, godrò ad avere i 20 posti. Sì! Ma io direi tu torni giù a sto punto. La rischiamo? No, fai così, guarda. Rischiare sì, però anche dover rifare no. Cerchiamo di. Già sono un po' lenti questi episodi. Cerchiamo di renderli almeno efficaci. Togliamo qua, sperando che il pad non si scarichi. Vorrei anche comprarmi la batteria. Batteria aggiuntiva per il pad, incredibile, così non devo ricaricare una cosa, ne devo ricaricare due, ottimo. Allora, prima di. Dato che la piantina comunque riusciamo a prenderla più facilmente, prendiamo sto cesso. Poi facciamo. No! Senti, senti che casino che fanno. Ok. Muy bien. Ok, ma questi li usiamo poi non nella da Ben, perché ovviamente Ben, cazzo, ti sei spostato di lì dalla piantina, sarai merda. Non lo dovremmo utilizzare da Ben, ma nella sala di Irons. No, mi stanno facendo vibrare, vi giuro. Danno dei colpi anomali, stanno dando. Poi le cuffie mi insonorizzano, quindi spero non si senta troppo.
però il rumore lo sento io e adesso mi sono praticamente spostato col colpo che è andato. Vabbè, torre dell'orologio, adesso è presto. Te, intanto che siamo qui, guarda, ti appoggio subito al tuo posto, che è qui. Ti torna quell'obeso. Pianto una granata nei denti. Allora, te ti metto direttamente qua. Vai. E one. Così siamo liberi. Adesso abbiamo tre posti più che sufficienti. Mi prendo le due piantine e poi vengo a rimetterle qui. Ultimo giro, ragazzi. Poi dobbiamo. Se la stanza diventa azzurra, abbandoniamo. Anzi, facciamolo subito. Così abbandoniamo il magazzino. Basta correre, Claire. Qua c'è il China. L'importante è che non arrivi Franklin. Ok, sei azzurro, ciao. Sì, guarda. Cazzati pure. Poi ci prendiamo anche te. In teoria giù c'è una cassa, però. E infatti siamo liberi. Siamo liberi. In teoria giù. Scendere di qua, cadiamo. Quella è la zona che c'era preclusa, potremmo rendere azzurra anche quella stanzina lì a serpentina, ma dato che essere stronzi va bene, metti che è cambiato qualcosa, io vado a liberarmi i posti e mi prendo su da far fuori qualche zombato. Mi riprendo la mia pistolina. Voglio giocare un po' più strategico. Tipo, fai così. Che devo ancora capire se prendi, poi faccio combina e vai via, deposita. E se io faccio combina non posso, è vero, devo per forza fare il passaggio da qui. E il passaggio da qui lo facciamo tranquillamente. Combina e deposita. Adesso, esageriamo, facciamo gli esageratoni, mi prendo JMB e un colpetto 1, uno rosso, uno dai, se poi c'è la cassa, come al solito, come avevamo visto con Leon, stiamo belli freschi, se altrimenti la cassa non c'è, amen. Farò l'ennesimo. No, il giro non lo fai più. Potrebbe essere stata una cagata questa, una gran cagata. Ma chi se ne frega, dai. Vai. Con te non si rompe. Con te non si rompe, bastardi. Ma ugualmente dovrò. Esatto. Ti bagni tu? No. È una fisica quest'acqua, dammi i proiettili che saranno ottimi di fianco a una fonte di calore così. Qua ci sei tu. Sei azzurra, perfetta. Tutto torna adesso. Porca la. Grazie, Sound. Ma sei una merda, sei lì? Vecchia? Ma poi non c'è la mia amica? Mi fai il critico per piacere? No, non me lo fa. Sto guardando dove cazzo è l'altro zombie. Ok, è morto, ho sentito il glitch. Secondo me è morta. Guarda dove era quel coglione camperato. Non laggare. Bello. Che cazzo di scatto! Ma te sei fuori. Sto rischiando la vita, ma. Cioè, sti zombie. Oddio, si sta compenetrando il mondo. Ok, è morto. Anche gli zombie lo fanno, vedi?
Mai al zombie. Groppati malissimo, si sono compenetrati. Ma il discorso è, il mio coltello come sta? Ma è ancora buono, cazzo, volta si era demolito, ammazzarne due compenetrati lì male. Quelli in biblioteca. Rosso per la piantina. No, dai, la safe qua la volevo. Però se questo significa che non viene mica mio cugino, va bene uguale, eh. Se non viene il mister. Eh no, ma lo deve spostare lui quello. Cioè, per forza deve arrivare. No, no. E dopo come faccio? Forza deve arrivare. Perché mi deve spostare sto cesso. Guarda, guarda, eh. Oh my god, ciao! Non ti aspettavo. Però qua non puoi salire. Basta che non mi spacchi la bagaglia. Sta salendo! Dio santo! Ma anche le scalettine, per quello che poi si spacca! Si spacca di lore proprio! Beh? Oddio, ricominciamo. Che peso. Che peso che sei. Che peso che sei. Ma allora, io sto così adesso. Fin col coltello sto così. Tengo la JMB perché se devo skippare è una pistola un po' più performante. E vabbè, zio, è tutto chiuso, bisogna che torni su di lì e che sparisci, eh? Perché ti devi levare dai coglioni, in poche parole. Che palle, però. Stalker. Vai nel magazzino, dai. Che abbiamo già ripulito noi. Bene. Sta picchiando gli zombie. Sta tornando qua, madonna. Ma dai! Ma che peso! Ma così rallenti veramente tanto. Che palle. Oddio. Anzi, lo so che mi avete anche. Guarda che testa di cazzo. Guarda che testa di cazzo che camperà lì. Mi avete detto, ragazzi, che gli appuntamenti lunghi vi piacciono, vanno bene. Io sono contento di questa cosa, anche perché grazie a questo ignaro, inconsapevole agente Umbrella, devo soffrire. Quanto può essere peso? Andare nel magazzino è la morte. Però lui adesso è sul terrazzo? È sul terrazzo. Ok. E adesso ci riprovo. Ok, bravo, levati dai coglioni, mamma mia. Adesso. Sta scendendo. E sta andando da Elliot, bravo. Noi siamo qui. Essere qui non ci dispiace, collezione privata. Va bene, qua è tutto chiuso, qua c'era il leaker e se ci entriamo comunque lui può venire, lasciamo perdere. A questo punto andiamo, ritorniamo dall'atrio
questa è aperta, quindi la potremmo utilizzare comunque. Sì, anche perché se non sbaglio io avevo lasciato. Dov'è che vedevo quella zona? Stanza segreta. No, ho preso tutto. Porta chiusa. Sì, qua avevo preso tutto. Dov'è che ho lasciato qualcosa che mi sembra di averlo visto in montaggio di un episodio scorso? Non lo so. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso io me ne. Ah, non puoi essere già qua. Devo venirci io qua, dai. È già qua, ragazzi. No, forse sotto. Forse sotto, ma sti passi sono fottuti. Ah, merda, ma è vero! Ah no, è aperta, l'avevamo aperta questo. Oddio, mi stavo confondendo con i fiori. Con la porta fiori. Questa l'abbiamo shottata. Ma vaffanculo. E niente, andiamo da sotto. Cosa ti devo dire? Basta correre. E c'è Elliot che bestemmia o chi per lui. Facciamo il giro tranqui, sì. Ok, facciamo il giro tranqui. Tanto qua è zona tranquilla, in teoria. Dove dobbiamo andare, però? Dobbiamo andare a usare questo cuore. Così ce la leviamo dai coglioni. Poi, al piano di sopra. Quadri che non ce l'ho. Io ho praticamente la. Che fastidio. Ho la cuori e anche questa. No, non ce l'ho fiori. Che cazzo c'ho? Quadri, c'ho quadri. Boh, a posto. Ok, dobbiamo andare di qua. C'è il China qui. No, c'è Marvin. Marvin, fatti i cazzi tuoi, eh. Ma porca. Piano che c'è l'Iker. Lui sta lì però. Sono due. Sono tanti. Sono tanti cattivi. Sono tanti, mi dica. Cazzo, no. No, 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 no. No, la puttana. La puttana, ma. Dio Cristo. Ecco, inculato anche il coltello, adesso mi dà un pugno questo, sto qua gioca con. Ma vaffanculo, figa. No, muoviti, muoviti. No, guarda, mi incazzo così più. Va bene. Ah, ho lasciato giù le bagaglie, ma perché non ci ho tirato una granata? Tanto per gradire. No, che due palle però. Cioè, sei troppo rompicoglioni, davvero. Troppo, troppo, mi fai perdere troppo tempo così. Adesso l'ho fatta da speedrun, tutto. Tutto ripulito, tutto ok. Però intanto che sono qua ho avuto l'opportunità appunto di scartare subito Mr. X, che è un po' tonto. Mi sono infilato qui, io direi biblioteca, lounge, lavanderia, ci evitiamo i leaker. Puzzoni, qua siamo liberi, sì, perché c'era il critico. Boh. Io non corro. Sì, è un po' pesante, cioè.
troppo Mr. X, troppa importanza in questo remake. Un pelino troppo, anche almeno in questo gioco B fammelo arrivare, va bene. Però non lo so. Un po' troppo asfissiante. Cazzo, guarda l'obeso. Che cazzo fai qua? Allora, io devo andare avanti, devo andare là dove c'è l'obeso. Oh merda, come siete messi. Come siete messi? Questi li avevo ammazzati, però tanto vale andare direttamente dal piano di sopra, forse. Perché il lounge sarebbe questa porta dritta da me. No, non ne vale la pena. Ah, cazzo! No! Dimmi che qualcosa ha spostato il... Merda, è la fine. Ho rifatto tutto bene e non ho salvato io. Ok, lui sale. Ok, da qua andiamo al lounge, va bene. Con calma. Chiappe belle strette, non mi fai paura. Va bene così, abbiamo fatto un buon giro. Perché là c'è ancora l'armadio? Sapete, vi ricordate che avevo lasciato piano perché ho paura che arrivi. No, vabbè, ci vengo dopo, ciao. Stars, sei la mia salvezza. Sei la mia salvezza, Stars. Stars. Va 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 va. Va 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 va. Ah! No, no, no. No, 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 amico. Uff, a posto. Però non abbiamo la... In teoria la chiave quadra la buttiamo via adesso. No, perché lassù, ragazzi, c'è contro l'armadio. Vi ricordate che si era intortato anche lui? Che lì di default, quando fai scoppiare il C4, dà giù l'armadio. Cioè, deve dar giù per forza. E infatti la prima volta mi aveva fregato perché appunto... scappo di lì, c'è l'Iker, c'è questo e quest'altro. Sì, il cazzo, se non tiri sull'armadio ti incula. Va bene. Cioè, non si scappa. In questo caso l'abbiamo lasciato giù perché appunto l'aveva presa un po' nel diretano il nostro amico qui. Però sarebbe buona cosa andarlo a sistemare quell'armadio. Che è una via... Vabbè che fai il giro così. Se ripulisci dagli zombie forse fai anche senza. Allora, tu... Te ne vai a fanculo. E qua c'è l'altro tastierino. Ok, adesso non ce ne frega niente di farlo qui. Perché se lui entra qua... No. Andiamo a fare dalla Stars. Poi scendiamo. Andiamo a mettere i tastierini, facciamo le nostre cose. Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì. Ah, sì, sono proprio bravo, sì. Che culo. Ok, 3 e un i a no, un a i o un. Ok, questo parti per primo, quindi fai 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Madonna, e mi lascia quello là 5 1 2 3 4. Porca troia, mi sto intortando. No, dai, 1 2 3 4 5. Sei una merda. Quindi abbiamo detto 1, no. 1 2 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sei una merda! Guardalo! Madonna, che pesantezza! My God! Questi poi si generano... Figa. Si generano sempre... Random. Quale che avevo fatto? Questo? Ok. Quindi anche per uno che vuole fare la speedrun proprio al secondo, è una rottura di minchia. È una rottura di minchia. Allora, abbiamo lasciato una polvere da sparo là. Adesso.
Questa è un po' casa nostra. Ah, qua c'era un figlio di puttana, secondo me ancora. No, non è qui, è al piano di sopra. Ah, però qua c'è Franklin. Madonna, Franklin è ovunque. Vedrai che ci romperà i coglioni. Passo da lì perché passargli davanti non mi fido. Soliti passi. Franklin, sei giù? L'avevamo fatto volare giù male. Ok, qua c'è il nostro solito cumulo di merda. Lì c'è Frank, guardalo. Madonna, Frank. Ti faccio un critico, Franklin. C'è il Licker lì. Porca. Il Licker di fianco a Franklin. Che tra l'altro l'ho mancato perché Franklin è. Lo zombie è il Gastone. Lo zombie fortunato. Facciamo anche le foto. Non servono a nulla, però. Cioè, Franklin va sempre tutto bene, ragazzi. Questo dei cuori ci manca. Piano terra. Adesso dammi un rullino. Rullino 2. Io qua salverei però, dato che. Ok, la di Devil May Cry. Devil May Cry 5. Che sì, vabbè, è stato del leone. Te saludos. Che tra l'altro, ragazzi, mamma mia, sto Devil May Cry 5 com'è dark, gotico, veloce, c'è un mostro incredibile, vedrete la demo. Allora, questo me lo tengo. Mi prendo anche l'altro tastierino. Che ce l'ho, vero? Dimmi che ce l'ho, mi sono scordato qualcosa. Ah, eccolo qua. Do un attimo un occhio, ovviamente, senza salvare, perché sono un pezzo di merda. È arrivato anche il Licker. Franklin dobbiamo ucciderlo allora. Oddio, Franklin è morto! No! Oh, si muove però. Mi sono cagato in mano, scusate. Vado a cambiarmi un attimo il mutandone. Figlio di puttana, il mio coltello sacro. Il mio coltello sacro. Franklin. Franklin, o muori o. Cioè, ti stai rendendo ridicolo. Puoi uscire, te idiota di lì. Cioè. Sarà rotto. Ma sei senza un braccio, ma sei un coglione. Vieni qua che non c'è lo Licker dopo che si incazza. Senza scattare, su. La troia. Boh. Critico. No, arriva Licker. Arriva Licker, arriva Licker. Dopo prendiamo il coltello. Perché c'è il Licker lì? Perché? Perché? Perché sì. Che il gioco vuole così, basta, su. Dammi il mio coltello, cesso. No, un millimetro di vita. Mamma mia, che brutta sta cassetta. Cos'è sta storia? Ok. Quindi sei morto così, Franklin? Con quella gamba messa lì? La puttana. Dai, ma torna a casa tua, ti prego. Beh, intanto qua mi stanno buttando giù tutto. Dei rumori che ragazzi. Che come mai ti sei incazzato? Cosa c'è lì che. La vuoi? Oh mio Dio, che mirino! Non l'avevo ancora provato così, ragazzi. Cazzo, adesso è precisissimo. Ok, lì che era andato a fanculo. Adesso. Ok. Veloce, veloce, veloce. Su, dai, non. Abbiamo detto che c'è là 208, cos'è? 208. Ok, questo me lo ricordavo. Poi cos'è che c'è la 203, ovviamente. O la 100. 203.
Grazie, signore, grazie. Il borsello. Adesso non mi ricordo gli altri, intanto mi piglio questi. Licker, qual è il tuo problema? Ok, qui siamo a posto, giusto? Aperti, aperti, aperti. Hanno tolto anche quella meccanica, ragazzi, del gioco A, gioco B, lascio questo a Claire, mi tengo quest'altro. Davvero bizzarra come cosa. Una scelta che. Non so se la condivido. Non lo so. Ok. Sì, sono due. Dai, Madonna! Sono linee temporali un po' distorte. Amen. Oh sì, grazie, 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 grazie. Allora, a sto punto. Ok, quello là ce lo teniamo proprio. No! Eh no, eh no, eh no, ancora quella storia lì devo fare. No, come. Ancora quella storia, ragazzi, ma poi non sto sentendo i passi. Ok, brucia, porca puttana, niente, niente, è diventato, il nostro simbolo. Io tutto sto casino non capisco se è Mister X, se è questo, cosa sta succedendo. È morto. È morto di infarto, ragazzi. Cazzo. È morto di infarto. Comunque, le granate, il fuoco. Il fuoco fa danno a tempo. E l'abbiamo praticamente shottato. Forse, boh, non ricordo se gli avevamo fatto dell'altro, ma. Non credo. Dove vai? È indeciso. Ok. Ok, quindi se non ti ha visto, qui puoi fare. Buone cose, bene. Bene, bene. Guarda i due posti, Madonna. Fai così. Bene. A questo punto dobbiamo usare i cuori. Io direi che prima di salutarci usiamo i cuori, anche perché qui. Così la buttiamo via, vabbè. Chiave dei cuori, gna gna. Sì, ciao, ciao, bella, ciao. Ciao, ciao. Oh no. Ok. Per la torre dell'orologio, ma qui c'è altro. C'era un incri. Ma no, zombie, non puoi, scusami. Cioè. Datti una regolata perché rompi anche un po' i coglioni, così. Dove cazzo è l'altro oggetto? Bomba dietro di me. No, zio. Merda, guarda che figlio di puttana. Ma guarda che merda che sei. Quanto potrei far schifo tua madre, allora. Ho sbagliato. Ah, muoviti. Dio, ti prego. Oddio. Vai tu, Madonna Franklin, aiutami. Ok, salvo. Ok, ragazzi, salvo. Sì, ok. Avete ragione voi. Avete ragione voi. Madonna, mi sto. Che bello, ma.
Quanto è bello sto gioco! È bellissimo, ragazzi, è bellissimo. Non ho capito neanche sta shottata random all'Iker. Perché vedi, non l'ho coltellato, non l'ho preso dopo. È il calore della. Sono veramente forti qua. Questo è il gio. È la rivincita di tutte le cose sfigate. Punto. Signori. Saluti, baci. Kiss kiss. Gossip girl. Ciao. Salviamo. Oh, cazzo, il 16 l'ultima salvata. Fai te, è il 21. Ho aspettato un po' per ritornare con voi, solo che non riesco, non riesco. Devo approfittarne, voglio giocare, vado avanti. Alla prossima, ciao a tutti.